Amici del canale, buongiorno dal vostro vino Juventus. Siamo qui il giorno dopo di questa disfatta europea. Io ieri vi ho parlato che attualmente la cosa migliore da fare sarebbe quella di dare uno scossone all'ambiente. L'unico modo per dare scossa a questo ambiente è esonerare Massimiliano Allegri. Ragazzi, quando uno cerca di essere positivo, cerca di dare fiducia, cerca di dire vabbò, cambierà la cosa, vabbò, siamo fiduciosi. Non vuol dire che uno nasconde l'evidenza, è semplicemente il fatto che uno cerca di essere il più, diciamo, positivo possibile, sperare che la cosa cambi e augurarsi il bene e non il male. Siccome nella vita sono uno sempre pensato positivo, le cose anche quando sono più nere, io cerco sempre di vederle in modo, vabbè, si aggiusta, sì, tranquillo. Allora, il motivo in cui io fino a ieri davo totale fiducia ancora a Massimiliano Allegri è proprio per il fatto che comunque mi auguravo che le cose sarebbero cambiate, che col tempo, col lavoro, pian piano si arrivavano a dei risultati, e quindi ho voluto essere fiducioso fino all'ultimo. Ma dopo quello che è successo ieri, ragazzi, di fiducioso c'è poco da essere, perché ieri io mi aspettavo la partita della svolta. Certo, ieri tu se vincevi, secondo me era la svolta stagionale. Questa svolta non è arrivato, non è arrivata, scusate. Quindi è giusto che è ora di prendere una decisione, ma è una decisione che io comunque vedo che tardano a prendere. Vedo una società che se ne sta zitta, vedo una società incapace di quello di fare, vedo una società, parliamo un attimo della società che ha combinato allo stadio, ma ieri avete visto lo stadio semivuoto, una partita di quell'importanza, lo stadio semivuoto. Qui affidiamo tutti i problemi ad Allegri, ripeto, è l'unico che in questo momento puoi cambiare. È l'unica situazione che tu puoi creare una scossa cambiando questo allenatore. Ma non vi pensate o non vi credete che l'unico problema di questa Juve sia Massimiliano Allegri? Perché Massimiliano Allegri probabilmente verrà esonerato e verrà cambiato, come ripeto, è giusto che sia. Ma non pensiamo che abbiamo risolto i problemi, perché chi verrà comunque troverà una situazione che non è bella per niente alla Juventus. Innanzitutto comincio a dire che per me ci sono dei giocatori che giocano contro la Juventus. Parlo di Cuadrado, parlo di McKennie, per me giocano contro la Juventus, ragazzi. Non si può giocare a quelle condizioni come giocano loro. Cuadrado ormai è un giocatore strafinito. Parliamo della dirigenza, parliamo di Agnelli, parliamo del presidente. Dove sta? Perché ieri non sei sceso tu a parlare? Dove stai? Ieri i tifosi del Benfica hanno entrato di tutto, fumogeni, tamburi. A noi? A noi? A noi vedi questa magliettina qua? Sequestri, multe, la sciarpettina. Standard 30 centimetri, sei finito, Agnè, sei finito. E tu devi dare le tue dimissioni. Come non bisogna vivere di ricordi con Massimiliano Allegri, perché giusto il calcio va avanti, non bisogna vivere nemmeno nei ricordi con Andrea Agnelli per quello che ha fatto. Quello che ha fatto, basta, ora basta. Non è che con Allegri si può vivere, non si deve vivere di ricordi. Con Agnelli, ma Agnelli ci ha preso, Agnelli ha fatto quello che ha fatto. Come abbiamo ringraziato Allegri, ringrazieremo anche Agnelli. Però è ora di cambiare, io non vedo futuro qua. Quello se ne sta zitto, quello non va. Nedved, dove sta Nedved? Nedved da quando è uscito quello scandalo là con le donne? Non si vede più. Io vedo in questo momento una totale confusione. Poi Allegri, io tu lo sai, io non sono come quelli là che ti hanno sempre smerdato. Non è da me, non è da me fare quei tipi di video, fare quei tipi di discussione. Però, ieri tu mi devi spiegare a me, Milik, perché me l'hai cambiato che tu domenica non ce l'hai disponibile? Mi cambiavi Vlahovic, che Vlahovic sta passando un momento di difficoltà. Non è servito bene, tutto quello che vogliamo, ma Milik non me lo devi togliere. Al momento Milik rende più di Vlahovic. Poi mi viene a dire la partita importante è quella con Benfica. Mo ieri te ne vieni, dici quello è importante, ma non decisivo. Cioè, mister, ci stai mettendo pure tu del tuo per farti criticare dalla gente. Uno può difendere finché può difendere, ma poi non si può difendere l'indefendibile. Ripeto, io per me è sempre stato la Juventus viene prima di tutto, e se il bene della Juventus è cambiare l'allenatore e dare un'aria nuova, un'aria fresca al gruppo, ben venga. Però io vedo una società che non interviene, se ne sta zitta, se ne sta là. Quando lo vuoi cambiare l'allenatore? A febbraio, a marzo, quando siamo usciti fuori da tutto. Adesso sei in una condizione che comunque
La stagione ancora non è compromessa, perché è vero che in Champions è difficile ora il cammino che andremo a affrontare, perché sei a 0 punti, però voglio ricordare che comunque c'è ancora un Benfica PSG da giocare. Tu comunque con Maccabi devi fare 6 punti. Devi giocare ancora a Benfica, devi giocare ancora con PSG, ma questo lo puoi fare se hai una svolta adesso. Se tu mi dai la svolta quando sei uscito fuori da tutti, vada a fare questa svolta. Quindi ragazzi, per me è una cosa che va fatta subito. Io in mattinata già dovevo trovare qualche presa di posizione. Quindi ragazzi, e però ricordatevi questo, che se Allegri pagherà con l'esonero, perché è una cosa, ripeto, è una cosa giusta che ci vuole. Non pensate che siano finiti i problemi alla Juventus. Perché oltre ad Allegri, secondo me è ora che salti tutta la dirigenza, è ora che salti qualche giocatore che ormai con la Juve non ha più niente a che fare. Rifondazione, ma non rifondazione, due o tre giocatori, un allenatore, rifondazione totale. Perché se in questi momenti la dirigenza non ci mette la faccia, vuol dire che la dirigenza di questa Juventus non gliene frega più niente. Detto questo, ragazzi, io vi mando un abbraccio e sempre fino alla fine.